Signore e signori, buongiorno. Buongiorno, un cordiale saluto, un benvenuto da parte della Fondazione PES Scholar. Ci troviamo qui per il riconoscimento di un premio importante per la ricerca oncologica ed è il premio PES Scholar AACR. E diamo il benvenuto con particolare piacere al vincitore di quest'anno che è il professor Takwa Mak, vincitore dell'edizione 2023. Potremmo fare la sua conoscenza attraverso i suoi meriti scientifici, le sue scoperte durante questa cerimonia. Io posso dire soltanto, anticipare, che è una, uno scienziato di origine cinese, si è formato scientificamente negli Stati Uniti, professionalmente in Canada, in particolare a Toronto, e che con le sue ricerche e i suoi studi ha influenzato e trasformato diversi campi della ricerca. Per questo viene considerato un gigante della ricerca ricerca oncologica. Attualmente è anche professore all'Università di Toronto e di Hong Kong. La Fondazione Pescoller che dà vita che dà il nome a questo premio è nata negli anni 80 per volere del professor Alessio Pescoller, già primario del Santa Chiara di Trento, e dà tra i suoi fini la promozione scientifica della ricerca contro le malattie che affliggono l'umanità, in particolare il cancro. E poi la AACR che è l'altra parte di questo premio, da 26 anni organizza insieme alla Pest Scholar eh, il, il premio omonimo. La IACR è l'Associazione Americana di Ricerca sul Cancro, la più importante al mondo, associa più di 50.000 medici oncologi da 130 paesi del mondo, una comunità di 130.000 persone. Quindi parliamo di numeri veramente grandi e giganteschi, ma avremo modo di parlarne molto in questa cerimonia, perché la prima persona che vorrei invitare qui sul palco per il primo indirizzo di saluto è proprio il presidente della Fondazione per Scholar, Enzo Galigione. Grazie e buongiorno a tutti. Eh, grazie per essere qui a festeggiare con la Fondazione Pet Scholar il vincitore del Pet Scholar AACR International Award for Extraordinary Achievement in Cancer Research, il dottor eh, Takhwa Makh. Oggi però vorrei anche onorare uno dei principali artefici della Fondazione e dei suoi successi, il dottor Josh Bernardi, che festeggia... che festeggia 100 anni 100 anni di vita con una vitalità e una brillantezza che sono esemplari. Prego Jos, se vuoi salire sul palco. Eh beh, beh. Vorremmo tutti avere la tua velocità a quest'età. Grazie. Grazie Jos. E ti prego di porgere grazie. il tuo saluto. Posso darti questo bastone. Puoi darmi il bastone, te lo che conservo per oggi. <ride> grazie, grazie. Prego Giorgio. Grazie. Dunque ho preso anche un foglietto perché intanto alla mia età è facile dimenticare qualche, qualche nome e poi soprattutto perché così mi costringo ad una brevità, ad una sin sintetica brevità. Desidero fare dare un cordiale benvenuto alle autorità, agli ospiti dell'Associazione Americana di Ricerca del Cancro, al vincitore, all'Egregio vincitore di questo premio e alle amiche e amici che ci testimoniano sempre con una cordiale attenzione al nostro lavoro. Sono molto grato al Presidente Galligioni per il costante e brillante impegno, veramente brillante nell'appassionata guida della fondazione, veramente straordinario. Grazie. Eh, quello che sto per fare in qualità di testimone di lungo corso sarà un brevissimo resoconto degli inizi della nostra storia qualche anno fa. Ricorderò quindi l'iter formativo di questo premio e soprattutto, per non dimenticare, le personalità che maggiormente vi contribuirono. Primo consiglio direttivo, agosto 1986, presenti oltre al fondatore e al primo presidente che era Renato Vinante, varie personalità del mondo economico e politico locale e due soli medici, Paolo Schlechter e io stesso, per vero in versione un po' più giovane. Eh, ai quali i medici venne affidata l'organizzazione, direi l'invenzione l'organizzazione scientifica del futuro premio tutto naturalmente alla presenza del donatore Alessio Pescoller, personaggio certamente non facile ma dotato di un'eccezionale lungimiranza e di una straordinaria e nascosta generosità ai due medici purtroppo Schlechter mancò poco dopo, il compito di inventare ed avviare l'organizzazione del nuovo premio, iniziando con la difficile e discussa scelta dello specifico settore scientifico dell'oncologia, perché si sapeva che il premio era dedicato alla ricerca oncologica, ma ci sono tanti settori della ricerca. Il primo appoggio esterno fu quello di Umberto Veronesi e della sua... Scuola Europea di Oncologia, l'ESO, che ci aiutarono a organizzare i primi comitati internazionali di selezione e i primi quattro premi, fra i quali quello a Paul Nurse, che successivamente insignito, l'avevo visto prima sul tabellone, insignito del Nobel. In questo periodo, con le presidenze succedutesi di Giustiniano De Pretis, Aimone Sordo e Pietro Monti e Mia, per dieci anni, avemo la fortuna di incontrare Enrico Misic, nato e laureato a Fiume, ma importante scienziato oncologo americano, già presidente dell'Associazione americana di ricerca sul cancro, con il quale stabilimo una sincera e duratura amicizia ed una stretta e continua, talvolta eroica, perché negli ultimi anni non stava tanto bene. Talvolta eroica collaborazione fino al 2016, quando è venuto a mancare. Incontro veramente fondamentale fu poi la preziosa amicizia con Margaret Foti, che ci aiutò costantemente nei rapporti con la ESR e con il vasto mondo della scienza oncologica americana e internazionale. But the most important event was the first meeting. And the persistent warm friendship with Margaret Forty, who honors us even today. Eh, nel 1997, durante la presidenza di Pietro Monti, si concretizzò l'accordo con l'Associazione la, uh, Americana di Ricerca del Cancro ed iniziamo la prestigiosa serie di annuali premiazioni della quale siamo qui a celebrare la 26esima. Al tempo, Avevamo la generosa donazione per Scholler e in seguito parecchi altri lasciti, ma iniziavamo un progetto, vi posso dire di sicuro, arduo e difficile, quasi folle per una città ricca di storia ma assolutamente priva di qualsiasi notorietà scientifica in questo campo. Fu quindi necessario costruire dal nulla, passo per passo, una credibilità scientifica delle comunicazioni e dei rapporti che ci consentissero di affacciarci ad un mondo completamente nuovo e lontano. La mia diretta responsabilità si fermò 30 anni dopo, ma voglio ricordare la successiva presidenza di Davide Bassi e l'incoraggiamento esterno di molti colleghi ed amici, fra i quali ricordo naturalmente l'amico Mario Cristofolini, Claudio Ecker. Beppe Zumiani, Marco Ioppi, che credo che siano presenti in sala. Avrei naturalmente molto altro da raccontare, ma ho promesso di fermarmi brevemente e mi fermo qui. Grazie della pazienza. Grazie, grazie al dottor Jos Bernardi. Ora avremo alcuni interventi che molto volentieri invitiamo qui sul palco delle autorità che sono presenti, in particolare cominciamo con la provincia autonoma di Trento, qui rappresentata dall'assessore Mirko Bisesti, assessore all'istruzione, università e cultura. Prego, assessore. Buongiorno, buongiorno a tutti. One more uh, welcome, uh, Mr. Mack. Grazie, Presidente, per, uh, per l'invito. Buongiorno a tutti, i gentili, i gentili ospiti e, e buongiorno soprattutto alla comunità medico scientifica che è qui oggi presente. Penso che per me essere qui oggi è un onore. Vi porto innanzitutto, però, il saluto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, il Dottor Maurizio Fogatti, e di tutta, e di tutta la Giunta. Parlare dopo una persona, un medico di cento anni, mi riempie d'orgoglio, ci riempie di responsabilità, perché penso che portare avanti quello che è un lavoro che come abbiamo sentito, come avete sentito, è iniziato tanti anni fa per far sì che la nostra comunità, Trento, il Trentino, potesse avere una voce, giocare un ruolo su quello che è un campo assolutamente, dire importante poco, penso che sia appunto fondamentale, riuscire a distinguersi in positivo su quella che è con il, premio, appunto, con il premio per scholar, la ricerca oncologica dia veramente il segno di quanto bene anche una piccola comunità come la nostra, ma della quale noi siamo molto fieri, la comunità della nostra provincia, della provincia autonoma di Trento, possa fare in un ambito così vasto, così delicato, ma così fondamentale per la salute, ma soprattutto, lasciatemi dire, per il benessere delle persone. Sapere, persone, sapere che ci sono persone che quotidianamente cercano, ricercano con competenza, con professionalità le strade migliori, le vie migliori per le cure, per il benessere delle persone che hanno bisogno, che hanno maggiormente bisogno, penso che questo ci renda veramente orgogliosi di questo premio che è arrivato sì alla ventiseiesima edizione ma che è un premio che soprattutto parla di quello che è un impegno importante che questa comunità sta portando avanti. Perciò il mio vuole essere veramente un plauso a voi che tanti anni fa avete iniziato questo e quello che è il nostro impegno, quello che deve essere il nostro impegno anche a livello di istituzioni è quello di far sì che si possa continuare rafforzando quello che è l'impegno della nostra comunità su questo. Sono fiero che Alcuni anni fa, ora siamo al terzo anno, abbiamo iniziato anche a Trento quello che è un nuovo corso di laurea proprio per quanto riguarda medicina, medicina e chirurgia. Sono fiero del fatto che questo corso di laurea stia andando molto bene e che darà ulteriore linfa a quella che è la nostra comunità, la, la nostra comunità trentina, a quella che è una delle sfide assolutamente più importanti del nostro, del nostro tempo. Sono altrettanto fiero di avere, come è stato definito giustamente in premessa oggi, un gigante, un gigante della ricerca a livello mondiale, qui seduto in prima fila fra noi. Questo veramente ci onora, perché penso che caratterizzare il nostro territorio in positivo su quelle che sono le sfide che oggi l'umanità, perché stiamo parlando di sfide che sono affrontate a livello globale, sta affrontando, caratterizza in positivo il nostro territorio. Ma soprattutto faccia sì che Trento, che il Trentino, siano ancora più aperti verso il mondo. E questo penso che sia una sfida veramente, eh, veramente importante che stiamo, stiamo cogliendo con lo sforzo di continuare ad investire. Ringrazio qui l'università, ringrazio il Cibio, ringrazio le grandi, eh, i nostri anche enti di ricerca che collaborano su questo per far sì che ci possa essere un sempre, una sempre maggior presenza, un sempre maggior lavoro ed efficacia su quello che è appunto una delle sfide, come dicevo come dicevo po poc'anzi assolutamente importanti del nostro, del nostro tempo. Poi sono particolarmente felice di portarvi non solo il mio saluto ma anche perché abbiamo mantenuto una promessa, una promessa che feci uh, al Presidente quattro, quattro anni fa quando lo incontrai, quando lo incontrai proprio qui, tre, qui a Trento di fronte al, al Palazzo Voltolazzi di fronte a quel palazzo che oggi nuovamente risplende, che oggi nuovamente è stato restaurato mh, e anche questo è bello, in un tempo assolutamente congruo, a tempo non voglio dire di record, però sicuramente in un tempo, in un tempo accettabile. Penso che il ridare splendore a quello che era appunto uno dei palazzi storici del nostro, della nostra provincia, del, del centro storico di Trento, sia stata una missione che vuole rendere onore non solo alla storia, non solo a quel palazzo, a quell'ascito. Per cui ringrazio ancora ovviamente gli eredi, ma soprattutto a voi soprattutto la Fondazione per Scholar che da tanto si sta battendo per questo, perciò penso che avere quella nuova luce nel centro di Trento con quel palazzo magnifico che ospita fra gli altri, visto che l'ho vista prima anche il FAI, pensiamo appunto al, al Simonino, nonché non appunto una delle nostre eccellenze come il coro, come il coro della SOSAT, però la Fondazione per Scholar su questo gioca un ruolo assolutamente fondamentale, perciò aver ridato lustro, bellezza investendo appunto in cultura, in quel restauro, penso che sia importante per tutti noi, ma soprattutto un riconoscimento a voi. Perciò grazie ancora e buon premio e grazie ancora ovviamente alla giuria e eh, ovviamente a Mr. Mac. Grazie. Grazie all'assessore Mirko Besesti, sono istituzioni, quelle locali, provincia, comune, altre istituzioni che contribuiscono con la loro vicinanza a tenere sempre attivo, a stimolare anche la, la Fondazione Per Scholler e a consentirle sempre di eh, crescere. Per questo vorrei invitare anche il primo cittadino, il sindaco di Trento, questa meravigliosa città che è sede della Fondazione Per Scholler e che ci ospita anche in questa cerimonia, Franco Ioneselli. Buongiorno. Un saluto a tutte le autorità, i presenti. Ciao Enzo, ciao Joss. Nelle città, in questa città, ci sono dei luoghi particolari che permettono di, di allargare lo sguardo. Essendo a Trento, uno sarebbe orientato a pensare che vi sto parlando di Sardegna o di qualche posto in montagna. No, sto parlando di Palazzo Bortolazzi perché quello che fa ogni giorno la Fondazione Pet Scholar è permetterci di allargare lo sguardo e lo fa in due direzioni. Una è riguardante il futuro, perché attraverso la fondazione noi capiamo qual è la frontiera della ricerca oncologica. E il secondo uh, allargamento Riguarda sulle persone, riguarda le persone, perché va da sé. Noi ogni anno scopriamo, come non addetti ai lavori, delle persone eccezionali, come il professor Mack, ma noi lo dobbiamo alla Fondazione, perché altrimenti da non addetti ai lavori noi non sapremmo quali sono quelle persone in carne ed ossa che stanno cambiando le nostre vite. Questa mattina, ed è un po' un rituale del sabato do, della domenica mattina, mentre mi vestivo mia moglie mi ha chiesto dove vai oggi, normalmente quando, o spesso quando rispondo mi dice ma devi proprio, e quando oggi l'ho detto che andavo al premio Pet e mi ha detto beh vaci vaci che è importante, e mi ha raccontato quello che le è capitato eh, ieri sera mentre mh, era su, su zoom. Con, con suo fratello, con mio cognato, lui, lui lavora all'estero in un altro continente e, e mio cognato, suo fratello raccontava di questa collega, eh, 41 anni, eh, due figli separata, marito in un altro continente ancora, che quel pomeriggio aveva ricevuto non una notizia, aveva ricevuto una condanna, perché era stato spiegato che c'era ancora massimo un anno. Con due figli e il marito in un altro continente. Ecco allora la parola eh, chiave, ed è quello che voi riuscite a fare per la città, è consegnarci questa parola che si chiama speranza. Che la speranza è quello che il professor Mack ha detto nelle interviste che ha rilasciato ai giornali. La speranza è la fiducia del fatto che i tumori, tutti i tumori, possano un giorno diventare curabili, non che non ci saranno più, ma che possano diventare curabili. Allora ringraziamento forte va a voi, va a voi per il premio, per l'attività di ricerca, ma anche divulgativa, per quello che fate per i giovani. È un ringraziamento che va anche per il richiamo alla razionalità del metodo scientifico, al fatto che ci permettete e ci consentite di trasmettere fiducia nella scienza e noi in questi anni anti-scientifici di Novax, così sappiamo quanto è importante ribadire ogni giorno la fiducia nella razionalità scientifica, nel metodo scientifico, nella scienza. E Il grazie più grande chiaramente oggi va al professor Mack perché ci onora con la sua presenza e ci dà appunto questa speranza del fatto che un giorno tutti i tumori potranno essere curabili. Grazie e buona giornata. Grazie al sindaco di Trento Franco Ianeselli. Diamo ora la parola alla prorettrice del vicario dell'Università degli Studi di Trento, Paola Iamiceli. Università con cui è in corso già da tempo una forte collaborazione con la PESColler. Il professor Mack ha già tenuto una leccia al Cibio, ad esempio, giusto nella giornata di ieri. Prego. Grazie moltissime. Autorità. Istituzioni, rappresentanti delle associazioni, presidente, direttori, eh, signore e signori tutti, professor Mark, our warmest regards on behalf of director Flavio De Florian and on behalf of Hull university. La cerimonia di consegna del premio Scholar ci ricorda ogni anno l'importanza della ricerca, gli straordinari risultati che sono stati raggiunti nella cura eh, dei timori. Sappiamo quanto siano frequenti le neoplasie e tutti abbiamo esperienze, a volte vicine, a volte lontane, comunque sappiamo che cosa significa sperare eh, nella, nella cura. Lo si è ricordato anche adesso, l'importanza della speranza che la ricerca ci offre. E per questo che siamo qui oggi e per questo siamo così tanti. Questo premio non riguarda certo una nicchia di ricercatori, una piccola comunità di specialisti, riguarda tutta la società che beneficia ogni giorno dei risultati della ricerca in questo ambito. E allora sentiamo davvero il dovere di dire grazie, grazie a tutti voi, ciascuno nel suo ruolo, a tutti voi che vi impegnate per consentire ulteriori passi in avanti in questo importantissimo ambito della ricerca. Medica e dobbiamo, dobbiamo tutti investire, dobbiamo tutti fare eh, la nostra parte. E da anni l'Università di Trento, in particolar modo con il Dipartimento Cibio, ha investito nella ricerca anche in questo ambito e lo si è ricordato prima eh, nell'ottobre del 2020, un anno che credo abbia ricordato a tutti l'importanza di investire nella formazione di giovani medici. L'Università di Trento ha dato via a un nuovo corso di studi, la Laurea Magistrale al Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. Una sfida che vede impegnate varie strutture dell'Atene, uno sforzo che definiamo corale perché, perché è il risultato del lavoro di molti e nel medio periodo davvero ci auguriamo di poter fare di Trento un laboratorio per la ricerca, l'innovazione tecnologica interdisciplinare in ambito medico eh, e sanitario. La nostra scuola di medicina è, è un progetto culturale e scientifico che si fonda sul connubio tra ricerca in primo luogo, formazione e attività assistenziale. E quello che puntiamo a fare è soddisfare veramente quell'immenso amore per la scienza e per la ricerca che tanti giovani mostrano di avere e sono pronti a rimboccarsi le maniche, a iniziare un percorso impegnativo e sicuramente lo fanno non solo per la loro soddisfazione ma per il benessere della, della società e speriamo veramente che riescano ad intercettare poi nel loro percorso di studio percorsi di ricerca importanti come quelli che oggi in qualche modo eh, celebriamo. In questo senso i premi della Fondazione Pet Scholar non sono solo un riconoscimento di valore internazionale nella ricerca sul cancro, sono anche stimoli sostanziali per la crescita dei futuri eh, medici e dei ricercatori in ambito, in ambito biomedico. E su questi terreni la vicinanza e la collaborazione tra l'Ateneo e la Fondazione Pet Scholar non potranno certo che crescere e che rafforzarsi. Dunque grazie e buona cerimonia. Grazie alla professoressa Iamicelli. La parola ora al rappresentante dei Medici Trentini, il presidente dell'Ordine dei Medici, Marco Ioppi. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, signori, signore e signori. Dottor Galigioni, Presidente, ecco, porto autorità, porto saluto dell'ordine e soprattutto i complimenti ecco, dei medici per questo riconoscimento al professor Mack. Penso che le ricerche e i risultati che il professor Mack ha ottenuto nella sua lunga carriera siano molteplici. Forse il più importante o quello che è, possiamo dire... Le più importanti possono essere delle prospettive, le prospettive ecco, che eh, ha fatto sì che i suoi, i suoi risultati e gli studi delle sue ricerche potessero venire traslati in altri campi delle ricerche in modo tale che possano aver aperto strade a tutti eh, per scoperte e applicazioni dell'immunologia e dell'immunoterapia dei tumori. Paradossalmente la scienza ha un effetto di amplificazione. Un avanzamento in un campo ha la capacità di velocizzare altri studi in settori diversi della ricerca, con il risultato di poter ottenere risultati e obiettivi insperati in tempi relativamente brevi. Un esempio recente l'abbiamo avuto con il Covid. Mai avremmo pensato di avere un vaccino in dieci mesi eppure è stato proprio così, grazie ai risultati di studi che duravano da anni, traslocati da un campo all'altro della ricerca. Rendere i tempi della scienza di oggi molto più veloci e il sostenere la ricerca e l'applicazione dei suoi risultati come associazioni e fondazioni si impegnano a fare e la Fondazione per Scholar in questo è un esempio mirabile, ci permettono di poter affermare che il futuro che attendiamo è già adesso. Futuro concetto prezioso per l'uomo, soprattutto per chi, a causa della malattia, vede diminuita, ridotta la speranza. Il premio per scolare al professor Mach, ecco, vuol significare che il futuro è una sfida che non deve essere considerata persa in partenza. Conferma che dobbiamo credere ciecamente nella scienza e nei suoi progressi. Nei suoi risultati, frutti di giorno, di mesi, di anni, di duro sacrificio, di dedizione, di studio, di abnegazione. Ci dice che la scienza non si ferma, che sulla scienza bisogna investire, tutti, supportandola nel migliore dei modi e facendo sì che essa abbia trovato il rimedio delle malattie. Ricordiamoci sempre come la medicina stia facendo dei progressi straordinari, che hanno potuto cambiare lo scenario terapeutico di tante malattie, di tanti tumori. E come altrettanto sia doveroso sottolineare, come anche nel nostro paese, anche nella nostra provincia, l'assistenza oncologica e la ricerca oncologica, ecco, sia di altissimo livello. E questo in parte anche alla presenza sul nostro territorio di una fondazione di ricerca come la Fondazione Pescoller. Da ultimo. Registriamo con soddisfazione un altro dato positivo. La ricerca, a differenza del sistema sanitario nazionale, non soffre fortunatamente della mancanza di personale qualificato, di personale che si dedica, la prolettrice parlava di amore della ricerca, di tanti giovani ecco, ricercatrici e ricercatori straordinari. Capaci di stimoli continui che rappresentano una spinta propulsiva inesauribile, una certezza per l'oggi e una fede per il domani. Io penso che, proprio ringraziando il, il professor Mark, che rappresenta ecco, questo ambito di ricerca e soprattutto rappresenta tanti giovani ricercatori che dedicano la loro vita per il bene nostro, sia oggi nostro dovere, per cui a loro. Al professor Mark e che rappresenta tutti loro, va il nostro grazie e va soprattutto un grazie con un sincero affetto. Grazie. Grazie anche al dottor Ioppi. Abbiamo tenuto per ultimo in questo panel di interventi dedicate alle istituzioni locali eh, l'intervento del presidente della Fondazione Caritro, Carlo Schonsberg, che invito qui sul palco. La Fondazione, quando allora si chiamava Cassa del Risparmio di Trento e Rovereto, accompagna la Fondazione Pescholler proprio fin dalle origini. Prego. Buongiorno a tutti, complimenti al professor Mack, Grazie per l'invito, grazie al dottor Galligioni, grazie al dottor Joss, grazie alla Fondazione Percoller perché, come già detto, la ricerca dà speranza e l'investire sulla ricerca in un territorio come il nostro ritengo che sia la base per la speranza e per il futuro. Come detto poco prima, la Fondazione Caritro ha sempre creduto nella Fondazione Petzkoller e ha sostenuto sin dalla nascita la Fondazione Petzkoller, da quando era, se così si può dire, una start-up, se possiamo richiamare un termine economico molto usato, fino ad oggi che ormai è un'istituzione molto riconosciuta a livello internazionale. E riteniamo che il contributo della Fondazione negli ultimi 30 anni sia stato importante per far crescere la Fondazione Petzscholler è quindi per far crescere anche la speranza della ricerca. Se mi permettete vorrei anche ricordare quanto Fondazione Caritro, a parte aver fatto per Fondazione Petzscholler, ha fatto per la ricerca negli ultimi 30 anni, investendo sul territorio trentino più di 75 milioni di euro. Quindi questo credo sia un segnale di altrettanta speranza che deve essere trasmessa e che trasmette Fondazione Caritro. Però siamo qua oggi per onorare il professor Mack a cui faccio i miei complimenti. Ritengo che gli studi e quanto fatto sia di estrema importanza per, per il futuro della medicina e dell'oncologia. Quindi ringrazio tutti, ringrazio tutte le autorità e buona cerimonia. Grazie a tutti. Grazie, grazie al presidente della Fondazione Caritro Carlo Schonsberg e grazie anche alla nostra interprete Anna De Poli che ha tradotto questi interventi in italiano per i nostri eh, ospiti eh, americani di lingua inglese. E adesso ci saranno degli interventi in lingua inglese. Per chi lo desidera è stata distribuita all'ingresso la traduzione, quindi può seguirlo anche in italiano. e Il primo di questi interventi è della SEO, della dell'amministratrice delegata della Associazione Americana di Ricerca sul cancro, EIHR, Margaret Fotti. Buongiorno a tutti. I speak English now. Thank you very much uh, for your very kind introduction. Um, it's a great honor to be here again in Trento. Uh, I wish uh, to express my heartfelt congratulations to the Peskohler Foundation on its extraordinary contributions to the cancer field. We are very proud to be a, a long term partner of this spectacular foundation and, um, and especially a part of this important scientific uh, award uh, program. I'd also like to uh, first uh, congratulate Dr. Bernardi on his remarkable tenure. Dr. Bernardi, it's always been a pleasure to work with you over the years, and I commend you on all of your accomplishments in support of the cancer field. And thank you also for your comments about the history uh, of our special relationship. Dr. Ghaligioni, uh your passion for conquering cancer through high quality cancer research. Is inspiring to all of us at the AACR. And I want to congratulate you on your extraordinary presidency of the foundation. Because of your vision and brilliant leadership, the programs and activities of the foundation continue to make major contributions to our important mission, our shared mission, to save lives from cancer around the world. So thank you for all that you do it is my great honor and privilege as uh, chief executive officer of the american association for cancer research to really be included in this spectacular celebration uh, of the pescoles uh, foundation aacr international award for extraordinary achievement in cancer research indeed it's the 2023 award program the pescoles foundation possesses a rich history of supporting Important biomedical research leading to the identification of the fundamental mechanisms of human disease, and the ACR is very proud to be part of the Pez Foundation's enduring and impressive legacy. This award represents the most prestigious of all AACR scientific achievement awards and serves really as a testament to Professor Pez steadfast commitment to improving patient care. The scientific world reveals reveres the lifelong work of Professor Pestoller for he was a quintessential humanitarian who dedicated his entire life to teaching and helping others and to supporting the discovery of the biological underpinnings of human disease. It is always so impressive to reflect on Professor Pestoller's perseverance and his passion for supporting how scientific knowledge has the potential to provide enormous benefits to society. This is especially relevant today as we work to strengthen trust in science by members of the public. It was in this vein that he conceptualized the formation of this very special foundation that is dedicated to recognizing and supporting scientific achievements for the benefit of patients worldwide. A foundation that really now stands as a premier organization dedicated to the understanding and eradication of human disease, especially cancer. ACR is the uh, first organization to have been formed in the world with the goal of preventing and curing all cancers. I'm very proud to say that our global membership now represents over 54000 scientists and physicians in 131 countries and territories around the world because of our international footprint we are extremely happy that in 1997 when, when dr pietro monti was president of the foundation to establish a strategic partnership with the pescole foundation to launch what is now called the pescole foundation acr international award for extraordinary achievement in cancer research. For 26 wonderful years, we have worked together to recognize cancer scientists who have made pioneering contributions to cancer research. Many of these individuals have been elected as fellows of the ACR Academy for their remarkable discoveries in the cancer field and subsequent. To being lauded with the Pescoler Foundation ACR Award, four scientists have received the Nobel Prize, including Doctors Elizabeth Blackburn, Mario Capecchi, James Allison, and Sir Paul Nurse. The ongoing efforts of our two organizations to honor P Professor Pescoler's legacy and dream is very special, and I want to thank everyone in attendance today for your contributions to supporting. The Foundation's vital mission. I would now like to take this opportunity to personally uh, congratulate uh, Dr. Tack Mack for being selected as this year's award recipient. As you will be hearing in a moment in great detail from Dr. Anton Burdens, who served brilliantly as this year's award selection committee chair, Dr. Mack is being honored for his fundamental contributions to the fields of immunology. Cancer biology and cancer therapy. For many years, I've had the personal pleasure of knowing Dr. Mack and his impressive pioneering scientific research. He has been an ACR member since 1990 and was elected as a fellow of the Academy in 2013. In recognition of his remarkable scientific and clinical contributions, he has been honored with numerous awards. However this one this International Piskoller Foundation ACR award is in our view the most prestigious award and deservedly so Dr Mack has always been an innovative thinker when it comes to science and his research accomplishments stand as a pinnacle in the fields of cancer immunology and cancer biology Dr Mack and all past awardees have set an exceptionally high standard for future Pest Kohler Foundation ACR Awards, and collectively they are a testament to the scientific rigor and excellence expected by Professor Pest Kohler and the Foundation, the ACR, and the international cancer research community. I know I speak for the ACR Board of Directors and the entire ACR membership when I say that we are absolutely thrilled that Dr. Mack has been selected to receive the 2023 award and we look forward to the, in the years to come to observing how his ongoing research efforts will continue to shape cancer science and medicine for the benefit of cancer patients additionally i would like to take this opportunity to acknowledge and thank all the members of the 2023 award selection committee under their brilliant leadership and that especially of Dr. Burns, this international committee with expertise in various scientific disciplines worked diligently to select the most deserving indi individual to receive this year's award for, from a stellar list of exceptional candidates from around the world. In closing, I would like to underscore how very proud the ACR is of its long standing and very special relationship with the Peskohler Foundation. Our partnership continues to inspire scientists from around the globe who work with great resolve in their quest to change the face of cancer for all patients. And on behalf of the ACR, I wish to again extend my most heartfelt congratulations to the Foundation's esteemed president, Dr. Gelli Joni, to its distinguished former presidents, with whom I've had the great pleasure of working, Dr. Gios Bernardi, Dr. Davide Bassi and Dr. Pietro Monti. And to the Foundation's Board of Directors, the distinguished local authorities who have spoken to us today, statutory auditors, and expert staff, especially Dr. Veronica Folletto and Federica Mandato, for their outstanding oversight, administration, and relentless commitment to cancer research excellence. Dr. Joni, thank you again for your unparalleled dedication to fostering global cancer research. And thank you again for the great honor of participating in this year's award ceremony. Grazie, Emilia. Grazie, grazie a Margaret Fotti. Rimaniamo sempre in casa AACR, la americana di ricerca sul cancro. Vedo che sta già per salire sul palco la sua presidente, Lisa Cussens. Thank you for the kind introduction and the invitation to participate today. <clears throat> I am very honored to be here for this special occasion and to share in the celebration of this year's Pez Kohler Foundation AACR International Award for Extraordinary Achievement in Cancer Research. As the 2022-2023 AACR President, I have the great privilege to convey the sincere appreciation. Of the entire AACR Board of Directors to the Pescola Foundation for its generous support of this illustrious award. This continues to serve as a pinnacle award in the international cancer community, consistently recognizing and supporting the most innovative cancer research. Since 1997, this award has recognized the work of the most accomplished cancer researchers in the world. Some of whom, as Dr. Foti mentioned, have gone on to receive the Nobel Prize, among other notable awards for their respective research achievements. Thanks to the Peskohler Foundation's steadfast commitment to recognizing stellar, preeminent researchers in cancer science and medicine, this award has achieved the utmost international recognition. And prestige while serving as an inspiration to cancer researchers worldwide. As the AACR president, I have witnessed how it remains particularly meaningful and gratifying for the AACR to serve as the PESCOLER Foundation's partner in this international endeavor to recognize the extraordinary contributions of the world's most important cancer scientists. Special partnerships such as the one between the AACR and the Pesculler Foundation are synergistic and essential to maintaining the momentum in cancer research and to ensuring that both organizations remain at the forefront of cancer science. Today, we are very proud to honor the achievements of Dr. Tacmac. Who is being recognized for his seminal research, including the cloning of the beta chain of the human T cell receptor and creating genetically modified mouse strains to elucidate the role of the immune system in tumorigenesis? He is also recognized for characterizing two novel kinases. PLK4, and TTK, now promising targets in phase two clinical trials, and the CTLA4, a negative regulator of T cell activation. Dr. Mack, the field is indebted to you for your scientific contributions, and the ACR is proud to honor you with this year's award. Thank you, President Galagioni. For the opportunity to share this special occasion with you, and to recognize and celebrate Dr. Mack as the 26th recipient of the Pescoler Foundation AACR International Award for extraordinary achievement in cancer research. Grazie, grazie Presidente Kussens. È venuto il momento di parlare anche delle attività della Fondazione per e per questo cedo volentieri il microfono al suo Presidente Galigioni. Bene, e per conoscere meglio, ricapitolare brevemente le attività della Fondazione per Scholar, vorrei cominciare. Con un breve video, vi assicuro, è breve. Prego partire con il video. Mai prima d'ora la ricerca sul cancro aveva ottenuto risultati così importanti, con immediata ricaduta sui pazienti. Il sostegno alla ricerca sul cancro è ora necessario più che mai. E questa è la finalità della Fondazione Pet Scholar, voluta fin dal 1980 a Trento dal professor Alessio Pet Scholar. Varie sono le attività della Fondazione, premi alla ricerca, attività scientifica ed il finanziamento ai ricercatori. La Fondazione Pet Scholar premia l'eccellenza nella ricerca sul cancro degli scienziati che hanno prodotto nuove conoscenze, e un sostanziale miglioramento delle cure e della possibilità di guarigione. Il premio internazionale Fondazione Pet Scholar, Associazione americana per la ricerca sul cancro, premia le scoperte più straordinarie ed è stato attribuito finora ai migliori scienziati al mondo. Ben quattro di loro hanno poi ricevuto il premio Nobel per le stesse motivazioni del premio PET Scholar. Altri premi sono dati in collaborazione con l'Associazione Europea di Ricerca sul cancro. Il Translational Cancer Researcher Award per giovani scienziati europei. E dal 2020 il Women in Cancer Research Award alle donne nella ricerca e il Rising Star Award per ricercatori ad inizio carriera, già molto promettenti. L'attività scientifica della fondazione è imperniata sui simposi Pet Scholar, una serie di convegni annuali fin dal 1988, sempre su temi di avanguardia, con i maggiori esperti internazionali e su numerose conferenze scientifiche e seminari per favorire il confronto con i giovani. La Fondazione Pet Scholar finanzia infine numerose borse di studio e di ricerca per i giovani, sia in ambito internazionale che in nazionale e locale con l'Università di Trento, per fornire ai giovani ricercatori il massimo supporto per le loro ricerche e la condivisione dei risultati con la comunità scientifica. L'eccellenza nella ricerca sul cancro è l'obiettivo della Fondazione Petscoller, nei suoi vari ambiti, in collaborazione con le maggiori società scientifiche, per il bene di tutti. Grazie. Que Grazie. Grazie molte. Questa è dunque la fondazione Petzkolder, nata dal nulla nel 1980, e sono quantomeno sorprendenti i prestigio e la reputazione raggiunti nel mondo scientifico in poco più di 40 anni. Merito certamente dell'idea iniziale, ma sappiamo che per realizzarla è importante definire il progetto, stabilire una strategia. Acquisire credibilità, prestigio, conquistare alleanze strategiche, dimostrare capacità e continuità nell'attività scientifica e poter contare su una base solida, una comunità partecipe e solidale. Innanzitutto il progetto, il premio ai migliori del mondo. Facile a dirsi, ma come farlo? Come individuare i migliori e che peso può avere un premio anche importante se nessuno ti conosce? Se non hai credibilità. Questa è la grande difficoltà che ha dovuto affrontare all'inizio la Fondazione Petscoller, che ha cercato di risolvere con l'aiuto del professor Veronesi, prima e alleandosi poi con l'Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro, la maggiore e più importante al mondo, alla quale siamo profondamente grati per questi 26 anni di collaborazione, che ci hanno garantito ampia possibilità di scegliere i migliori scienziati, estremo rigore nelle procedure e massima qualità dei vincitori, testimoniata dal crescente prestigio nel mondo scientifico e anche dal premio Nobel attribuito successivamente a quattro di loro, che viene conferito il premio Pet Scholar nella più ampia e prestigiosa platea internazionale. L'AICR Annual Meeting con più di 20.000 ricercatori da tutto il mondo. E in Europa, anche in questo caso, è stata fondamentale l'alleanza con l'Associazione Europea per la Ricerca sul Cancro, che oggi è qui rappresentata dal suo past president, il dottor Anton Burns, di Amsterdam. Con l'EAC abbiamo puntato sempre sull'eccellenza, ma focalizzandoci sui giovani ricercatori e sulle donne nella ricerca, con i due premi, il Translational Cancer Resource Award e il Women in Cancer Resource Award, e questi sono i vincitori di quest'anno. E da questa alleanza con EACR è scaturita anche una nuova collaborazione con la Mark Foundation, una fondazione americana sorta nel 2017, che sostiene progetti di ricerca e start-up con un grande potere economico che in sette anni ha finanziato 146 grants per oltre 123 milioni di dollari. È attiva principalmente nel Nord America, USA e Canada e in pochi paesi europei, Regno Unito, Francia, Olanda e Danimarca, ma da quest'anno anche in Italia, perché in collaborazione con EACR e la Marca Foundation è partito quest'anno il Rising Star Award un premio da 110.000 euro per giovani ricercatori europei ad inizio carriera e molto promettenti per l'avvio di un laboratorio di ricerca. E in Italia sappiamo bene la necessità e l'importanza del sostegno ai giovani ricercatori nel nostro Paese e per questo ci siamo concentrati sulle borse di studio in collaborazione con la Società Italiana di Cancerologia, con la quale lavoriamo dal 2007, per l'attribuzione su bando nazionale di borse di studio biennali da 30.000 euro l'anno, questi sono i vincitori, e del biennio 23-24. Abbiamo cercato anche una ricaduta locale sulle, sulla Università di Trento con le borse di dottorato di ricerca borse triennali da 25.000 euro e questi sono i due vincitori per il triennio 2020-2023. Tutte queste iniziative però hanno un senso e un peso in cui sono accompagnate da una adeguata presenza nel mondo della ricerca scientifica che abbiamo interpretato con le Pet Scholar Lectures che tutti i vincitori dei premi Pet Scholar devono tenere nel corso dell'evento in cui vengono proclamati l'Annual Meeting EACR e il Congresso europeo EACR e successivamente tutti all'Università di Trento. Questa è la costellazione delle Peschooler Lectures degli ultimi anni in USA, in Europa e un'idea ancora più precisa della frequenza di queste lectures le può dare questo dato che evidenzia le nove Peschooler Lectures di quest'anno. Ma un impegno maggiore e ancora più rilevante sul piano scientifico, deriva dei simposi Pet che teniamo ininterrottamente dal 1989. Sono incontri scientifici, per addetti ai lavori, su temi sempre di avanguardia e con i migliori esperti internazionali. Arrivati quest'anno al 34 simposio, focalizzato sulle nuove tecnologie. E questi sono i temi dei simposi degli ultimi anni. Questi simposi hanno riscosso un crescente successo di partecipazione qualificata ed un crescente eh, prestigio scientifico, testimoniato anche da un altro fatto. Il premio Nobel in Medicina William Kelly ha accettato l'anno scorso di assumere la direzione scientifica dei nostri simposi per Scholar. Tutte le attività di cui ho parlato comportano ovviamente anche un importante impegno economico, che si aggira per l'anno in corso attorno al mezzo milione di euro, ampiamente ripagato dal, prestigi, dal prestigio, dalla reputazione della Fondazione e anche da alcuni eh, riconoscimenti. Ne cito due per noi particolarmente importanti. Uno da parte dell'Associazione Americana per la Ricerca sul cancro, che per festeggiare i suoi 115 anni di attività ha organizzato un evento a Washington lo scorso settembre per conferire un premio straordinario a vari rappresentanti del mondo politico, accademico, economico, governativo e non profit americano e tra loro alla Fondazione Petscholler, l'unica non americana presente a quell'evento. L'altro dedica alla Fondazione Pescoller la lecture di apertura di un importante convegno internazionale organizzato a Firenze nel marzo scorso e cito testualmente le motivazioni di questa dedica per il contributo della Fondazione Pescoller alla ricerca sul cancro in USA, in Europa e in Italia. Le complesse attività e la reputazione conquistata dalla fondazione in questi anni sono risultato di un duro lavoro dei vari consigli di amministrazione, dei presidenti che si sono succeduti e di tanti amici della fondazione, fatto con umiltà, pazienza e tenacia, ma reso possibile anche e forse soprattutto dal forte sostegno della comunità trentina tramite le sue istituzioni pubbliche la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento, il Comune di Rovereto, le realtà economiche, la Fondazione Caritro, nostro ente patrocinatore, fino dagli esordi e più recentemente le casse rurali trentine e la cooperazione trentina, e la comunità accademica e scientifica, l'Università di Trento e il Museo della Scienza, il Muse. Ma soprattutto, e con loro, dalla gente trentina, come tutti voi qui presenti, sempre vicina alle nostre iniziative, con la sua presenza affettuosa e in molti casi con il suo sostegno economico, che noi sempre trasformiamo in borse di studio e di ricerca e a questi generosi donatori va il ringraziamento di tutti noi. Ricordo in particolare Marina Larker Fogazzaro per il suo lascito testamentario che ci ha consentito l'istituzione del premio europeo alle donne della ricerca e della borsa di studio di dottorato eh, all'Università di Trento e per il palazzo Bortolazzi che ci ha donato, che con l'aiuto della provincia autonoma di Trento la fondazione eh, Spez Scholar ha potuto restaurare, dalla situazione in cui l'abbiamo ereditato, e restituire alla città nel suo originario splendore. Voglio anche ricordare Patrizia Coser, una giovane donna morta di cancro di cui vi ho parlato tre anni fa. I suoi familiari e amici, e sono qui presenti in sala, hanno prima raccolto uno ad uno i 25.000 euro per una borsa di studio per un ricercatore giovane come Patrizia impegnato nella ricerca sul cancro e quest'anno hanno raccolto allo stesso modo altri 15.000 euro, sempre uno per uno, per continuare la lotta. Ecco, questa è la comunità trentina, la base su cui poggia la Fondazione Pescoller, il vero grande patrimonio di questa Fondazione. Grazie. Bene, oggi però siamo qui per celebrare anche il vincitore del premio PESCOLER AACR 2023, il dottor Tacmac. Dottor Tacmac nato in Cina, ne avete già sentito parlare e ancor più ne sentirete parlare dalle motivazioni del premio che presenterà fra pochi istanti il dottor Burns. Ma io voglio lasciarvi soltanto due immagini per chi non è dentro nel mondo della ricerca, per capire l'importanza delle sue scoperte. Lui ha clonato per primo il recettore dei linfociti T, che, io, che è quello che poi orchestra tutta l'attività del sistema immunitario, e non solo, e io la paragono all'importanza che ha un'antenna per poter ricevere i programmi televisivi anche con il migliore televisore al mondo senza l'antenna, noi non vediamo nulla. L'altra similitudine che vi presento è che lui ha chiarito molti meccanismi di comunicazione delle cellule, sia delle cellule che ci difendono che delle cellule tumorali, e questo è stato fondamentale per capire da una parte la trasformazione maligna e perché e come sopravvivono le cellule tumorali e dall'altra per guidare la risposta immunitaria che io paragono all'importanza che hanno i sistemi di telecomunicazione oggi e l'internet di cui tutti eh, ci avvantaggiamo. Ecco, questo è quello che ha fatto il dottor Takmaq, però per capire meglio il suo contributo chiedo al dottor Anton Burns che è presidente del comitato di selezione di salire sul podio. E di eh, presentarci le motivazioni ufficiali. Grazie. Good morning. As the chair of this year's selection committee I have the distinct honor of representing the Pascal Foundation. And the AACR to present the formal motivation for the 2023 Pest Scholar Foundation AACR International Award for Extraordinary Achievement in Cancer Research. As has been mentioned, the AACR is extremely honored to be able to share such a special and gratifying partnership with the Pest Scholar Foundation to recognize. Scientific excellence in cancer research. In addition to Dr. Galigioni, I would like to thank all members of the PESCOLA Foundation who are in attendance today. Your collective and ongoing assistance in supporting this prestigious award is much appreciated, and I applaud your tireless efforts through the Foundation to recognize outstanding scientific discoveries. And to make this very special international award possible every year, this year's award recipient is Dr. Tak Mak. Dr. Mak is being honoured for the leading for leading the group that cloned the human T cell receptor beta chain, a key component of the immune response, which has helped to stimulate a remarkable series of advances. In cancer immunology research, Dr. Mack Groups was among the first also to generate modified mouse models to study the molecular mechanisms responsible for driving immune system development and control, and how perturbations to such processes contribute to tumorogenesis. His examination of these mouse models helped elucidate critical. Intracellular signaling pathways that govern immune responses, malignant cell transformation, cancer cell metabolism, cellular survival, and programmed cell death. Dr. Mack's outstanding scientific discoveries have also had substantial translational research impact and potential for patients' benefit his team demonstrated that ctla-4 serves as a negative regulator of t-cell activation, a finding that was later leveraged to conceptualize and design the first immune checkpoint inhibitor employed as cancer therapeutic. dr. mark group was also among the first. Uh, Dr. Muck's characterization of T-cell receptors also contributed to the development of CAR T-cell technology, a treatment option that now approved for leukemias and lymphomas. Clinical trials based on direct manipulation of TCRs targeting cancer-related proteins, commonly referred to TCRT therapy, are also ongoing and have shown great promise for the treatment of cancer. Notably, Dr. Mack's research dedicated to, the uh, to characterizing oncogenic IDH enzymes also led to the development of IDH 1, 2 inhibitors. His group is currently investigating how various IDH mutations are capable of driving brain and blood cancer malignancies and confer the ability of cancer cells to survive under harsh environmental conditions. Dr. Mack's work on oncogenic IDH enzymes led to the founding of Agios Pharmaceuticals, which has produced IDH 1,2 inhibitors that have received approval for treatment of acute myeloid leukemia. Dr. Mack's academic drug discovery has also developed first in class inhibitors of PLK4 and TTK that enhance immune checkpoint. Inhibitor efficacy and are now demonstrating promise in phase two clinical trials for advanced liquid and solid tumors. He also developed a third first in class small molecule compound against HPK1 or MAP4 kinase 1, which is now in clinical trials. This is the first small molecule that directly inhibits the negative feedback loops that govern T cell receptor signaling. Well, none of these revolutionary approaches to cancer treatment would exist without the fundamental contributions by Dr. Mack and his awe inspiring investigative in energy and productivity. His research is regularly published in peer reviewed journals of the highest scientific standard, including many AACR journals, and he continues to be a leader in immunological and cancer research. Who tackles the most challenging of scientific problems and solves them in unique ways, regularly transforming the field in the process? Dr. Mack is a scientist at the Ontario Cancer Institute, director of the Advanced Medical Discovery Institute, a member of the Institute of Medical Science, and professor in the Department of Medical Biophysics and Immunology at the University of Toronto. Congratulations, Dr. Mack, on being selected as the 2023 recipient of the Pascal Foundation AACR International Award for extraordinary achievement in cancer research. And may I invite you to the podium? Siamo al momento centrale della cerimonia, con stretta di mano e foto. Vediamo il pubblico di avere un po' di pazienza, anche perché è prevista una foto davanti al... No, prima qui, perché poi è difficile... Va bene. Presidente Galigioni consegna l'assegno da 75.000 euro che è la dotazione del premio per scholar AICR al professor Mac. Okay. Bene, ci siamo. Parola al professor tak Mac. Prego. Bernardi, Dr. Forti, Dr. Cousin, Dr. Gaglione, and Dr. Burns. Ladies and gentlemen, grazie per questo grande onore. <clears throat> I'm going to spend the next fifteen to twenty minutes to tell you about my journey. A Ujabwi Indian saying Ni means my path forward. 350 years ago, a French philosopher said Doctors pour drugs of what they know little to cure diseases of which they know less into patients of whom they know nothing. For the last 350 years, doctors and scientists understood better the disease, in this case cancer, and to treat them better with better drugs, with the understanding of the science. Today and about fifteen years ago, cancer is treated by surgery, radiation, and drugs. Drugs to cure cancer is not easy. We have here the first evidence actually came from Bari, Italy, in 1943. The Germans came and bombed the city and the ships in the harbor. dr stuart alexander noticed people died in the first few days but ten days later another peak of people died he also smelled garlic in the air there was nitrogen mustard but importantly, in the second peak, he noticed the lymph nodes of the patients were smaller. So, Goodman and Gilman said if nitrogen mustard, it's a German. First World War, chemical warfare. But we have to save our patients. So nitrogen mustard was given, and this is the beginning of chemotherapy. That means they are poisoned. Our patients need to be saved by poisons. Of course, it became better over the years, but now we know chemotherapy agent is very important, but no more progress because of the toxicity. Now, if we know what causes cancer, we can design drugs to hit them. It's like a horse pulling a cart. This is cancer. These are the horses, and the green colors are the horses. So, for the last 25 years, Scientists and doctors discovered what are the horses that cause cancer, or called oncogenes. And scientists and pharmaceutical companies made drugs. The first drug was actually cloned by Dr. Lisa Cousin. And Genentech found a way to treat it. It's a community. We work together. But now, all the targets are gone. Millions of patients' genome has been sequenced. We know what's there. There are no new ones. So, what is next. Fire and water are good servants, but bad masters. This was quoted a very famous Greek philosopher so when fire is on and water is not on over a period of years cancer starts they go down three paths one the metabolism of the cancer cell change second they cannot repair the two billion base pairs of DNA. And finally, the immune system protects us. We and others discovered some of the genes that are involved in cancer in metabolism. We think of eating food, glucose. There are 2500 genes controlling glucose ketones etc one of which was discovered by Bert Vogelstein's lab in brain tumors and our lab together with French lab discovered this in lymphomas so very recently two very talented french doctors julie leica and françois lamennais we worked out that these mutations of metabolism was not the cancer becoming cancer but it was throwing a party to have all the other cells come in and over time got out of control but as dr burns said we were lucky with agios the company that we co-founded luke kentley at harvard craig thompson in new york we developed the drugs these are the patients who do not respond. these are the patients that respond a little bit more. they live a few months. and some patients live one more year longer. and miraculously, a few live much longer. this is leukemia, end-stage. Now, the most difficult treatment is brain tumor. Also have this mutation. And the company Agios is now a French company called Savier, and they just reported two months ago that even some patients, about half of them. With brain tumor responding to the drugs. Very lucky. I'm Chinese. I can say Confucius. Confucius said, We all have two lives. The second one begins when we realize. We only have one. Now, why is that important? Because we are a family that have seen cancer, that have suffered in cancer, but also conquered cancer. Today, 50% of cancers are cured but more cancer is arising because we live longer and some bad practice pancreatic cancer just killed a very close friend of ours last week and Dr. Lisa cousin and I in fact she is going to go to Scotland for the funeral Modern medical scientists have two lives. The second one begins when they realize immunology, our immune system, who is supposed to protect us from viruses and bacteria, is the orchestra for most life symphonies. Immunology was developed because we have to fight virus. We have to fight bacteria. We have to fight parasites. A hundred years ago, the average life of people, even in Europe, was only 30 years. Nobody lived past that. Very few. Immunology is a system that fight, fight, fight. But sometimes they fight yourself. You get autoimmune disease. Sometimes they fight yourself. You get neurodegenerating disease. And sometimes you get cancer. What is the key of killing yourself and killing cancer and killing bacteria and viruses? The key is this molecule, the T cell receptor. It is the sensor that says, Where is the virus? Where is the cancer cell? This is a piece of the virus it is covid-19 this is called hla given to you by your parents as a flower pot to present the flower the t-cell receptor comes in and say is this part of your heart your liver your kidney or covid-19 Start kill, and very recently, the scientific world discovered that this piece can also be cancer. We have to find that, but before then, we have to find what is the sensor, what is the T cell receptor that says virus kill your kidney. Don't touch. So, almost 40 years ago, we were very simple minded. We discovered the T cell receptor by a simple subtraction. It's like what can be the T cell receptor in the T cell and what cannot be. This was done by a Japanese doctor, Yusuke Yanagi. Very fortunately, we, this is me, I, I can't believe it. Look at the hair. <laughs> and Mark Davis, 30 years old, independently discovered. The key to saying virus kill, liver don't kill, kidney don't kill, cancer kill. So that is known. And how do you study something so complicated? You make genetic mice. Mice without each one of these genes one by one. And this is CTLA4. Paul Waterhouse, a Canadian doctor in the lab, found out CTLA4 is the brake. T cell receptor is the key. CD28 is the accelerator. Start the car. Boom, you go, Bruh. stop. Eee. But I never thought, but this was the beginning of curing cancer by immunotherapy. I was cursing the darkness. Oh, it won't work, it won't work, it won't work. Jim Allison, who won the Pascola AACR prize a few years ago and has won the Nobel Prize, he said he lit the candle. You can see we are best friends. He put an antibody on the brake, and the car <sighs> will not stop. And kill cancer, kill cancer, kill cancer. This graph came from Dr. Lillian Seo in the front row. You can see that many of the cancers, very strong response, 50% end stage, no more to do the T cells. Kill the tumor. Some are so long, 10, 15 years now, can be considered cured. There's still a lot of work to do. And of course, both of them, including Tosco Honjo, who found another break called PD1, went on to win the Nobel Prize. And we are all very happy. But how do we improve? 2,000 clinical trials combining different drugs to get a better, better response. Better than 20%. Longer than three years of survival. Make it 10, make it 20. Complicated, very complicated. Dr. Lisa Cousin is an expert on these macrophages. They are very important. Well, two Italian descendant doctors, Pellegrini, Calzausa, they discovered what can make the T cells. The T cells been killing, tumor killing, killing. I'm tired. They say you give now into lucan 7 by giving into lucan 7 the mouse lives 100 days more which means years for humans what about something really mysterious here is the tumor here is the cancer and look at these t-cells the t-cells trying to get in right these are T-cells. They're coming in to kill the tumor. The tumor build a wall. And this wall is, reminds us of Helen of Troy. There is a wall. The Greek soldiers cannot go in. And what is that wall? And what is the Trojan horse? The war turned out to be macrophages, like what the Dr. Lisa Cousin is very known for. But who is the Trojan horse? Completely unexpectedly, the Trojan horse comes from a message from the brain. This is science magazine's. Nielsen view, it says, Tacmax lab discovered the immune system things. When we deleted, when say, me, an American postdoc, deleted the ability for the T cells to make a neurotransmitter, a T cell make a neurotransmitter, brain needs neurotransmitter, T-cells don't make neurotransmitter No, they do And together with Kevin Tracy in New York, we discovered that ten years ago But when she delete the gene that cannot make neurotransmitter You see that the yellow boxes are the virus in a mouse that cannot make a neurotransmitter by the T-cells Totally unexpected, so it's kind of like the T cells bring its own key, open the door to get out of the blood vessels. You can see much smaller. Well, miraculously, this also works. Looks like very preliminary data in patients that you can see here. This blue line up there are patients of high choline that have lived, and if you don't have high choline, you die faster. so, there's not to be done. my final two minutes, i'm going to talk to you about go back to the beginning. sometimes, when we go on the road, we lost where we came from, the beginning the beginning is the T cell receptor. Now many of you have seen the movies James Bond, James Bond, 007. Okay. Jason Bond, another one, they would go into the animal enemy's quarters, go boom, 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 jumped out of the boom 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 boom, killed. Right? They don't care. The enemy had tanks. They not hurt. They go to the 20th floor, found the bad, bad, bad president of the country. Shoot him, kill. He jumped out the window, 20 stories, Then on the feet. What am I talking about? Train, find the James Bond and the Jason Bond, and treat cancer with it. It's already been done. The work of Carl June, Michelle Sederlein took a T-cell receptor and hooked it up to an antibody and leukemia and lymphoma and stage, many are alive today, 10 Years later, drugs have been approved. But that's only leukemia and lymphoma. What about pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer? There, you need what is called TCRT. Now, you have to go find that little piece of the cancer, like the little piece of the virus. And use the T cell receptor, and you can see the beginning of another generation of James Bond and Jason Bond. We can see all the cancers from here to there. This is the work of Abtu-Immune, and. Christian Henriks lab in New Jersey. This is a virus cancer. You can see. that's very dramatic. So my last slide is that with the help of a brilliant Japanese professor in Toronto, we are gearing up to make and find more pieces of cancer. Bad actors. We are finding more flower pots. We are finding more T cell receptors. And we are ready for the last one. Maybe. So, as you can see, who is this? What he said is, it's Italian. Someone tell me. Yes. He said, We are all one wing angels. But we need our friends and collaborators working together to have two wings. I'm lucky that in the last 40 years, I had 100. 50 doctors and students working, and 10 came from Italy. That we recently got together in Germany just two months ago. This is Alexandro Ruffini, a new professor in Milan, Chiara Gorini. Professor in Leeds University and Paola Capello in Torino. We are very lucky. There is an African saying. It says if you want to go fast, go alone. If you want to go far, Go together. Gracias. Grazie, grazie al professor Mack. Adesso facciamo la foto opportunity. Davanti allo scenario della premio. Grazie anche per la sua narrazione comprensibile, eppure ha spiegato concetti estremamente complicati. E grazie anche per aver dedicato l'ultimo ringraziamento ai suoi collaboratori al laboratorio. Come ha avuto modo di dire ieri, citando un proverbio africano. In conferenza stampa parlando ai giornalisti, chi va da solo va più veloce, ma chi va insieme va più lontano. E questo è un po' il motto del professor eh, Mack. Bene, ci siamo, grazie. Applausi. Vediamo i relatori di accomodarsi, anche perché come di consueto... Prima di salutarci c'è un momento musicale, anche quest'anno sarà una sorpresa, ci auguriamo gradita da parte vostra. Eh, il momento musicale eh, è con il coro Highlight, molti di loro lo conosceranno, è l'unica formazione corale della nostra regione, coro Highlight. Si tratta del primo musical theater choir del Trentino, cioè un coro che studia ed esegue. Il repertorio tratto dal teatro musicale anglosassone. Il coro Highlight nasce nel 2014 come laboratorio musicale e diventa associazione di promozione sociale nel 2017. L'associazione promuove la cultura musicale e l'inclusione sociale attraverso workshop, concerti, eventi pubblici e collaborazioni con altre associazioni e realtà sia trentine che italiane. Fin dalle origini, il coro è diretto dall'attore e cantante Matteo Ferrari e accompagnato al pianoforte da Mattia Weber. Signori e signori, il coro Highlight! Buongiorno, buongiorno, grazie per questa accoglienza così calorosa. Siamo davvero onorati di essere qui assieme a voi. Vi faremo ascoltare una panoramica di brani tratti dai musical più belli e variegati di Broadway. Abbiamo iniziato con la celeberrima Circle of Life scritta da Elton John e Tim Rice negli anni 90 e tratta da The Lion King. Adesso cambiamo però decisamente epoca perché il prossimo medley è perfetto per essere eseguito in un teatro storico. Ora, questo teatro è stato inaugurato nel 1819 con la cenerentola di Rossini, no? Ecco, circa 130 anni dopo l'inaugurazione del Teatro Sociale di Trento, nella piena Golden Age di Broadway, Rogers e Hammerstein, due pilastri del musical classico, hanno scritto due brani che sentirete fra poco. Si intitolano «You'll Never Walk Alone» e climb every mountain, visto che siamo in Trentino. <clears throat> Love You, You're Perfect. Now Change è uno spettacolo di rivista off-Broadway scritto per quattro attori, un violino, un pianoforte, che affronta l'amore moderno in tutte le sue forme, dai pericoli e le insidie del primo appuntamento, al matrimonio, i figli, fino ad arrivare alla vecchiaia. Alla fine dello spettacolo, dopo averne passate di cotte e di crude, i personaggi arrivano a una conclusione: Ti amo, sei perfetto. Adesso però cambia, eh. Keep coming back. I keep coming back. I keep coming back to this world winter. More. I swear that I swore about love before... Grazie. Pensate che a novembre il coro Highlight spegnerà nove candeline, o oh no, Mattia? Mattia Beber al pianoforte, che con me da nove anni conduce questo coro. Come i personaggi dei Love You, You're Perfect Now Change, anche noi ne abbiamo passati di tutti i colori, no? Eh, Non noi due, Mattia, o oh, non ancora, perlomeno, non si sa. Non è stato facile condensare in 20 minuti il repertorio di 9 anni del coro Highlight. Anzi, se siete interessati ad approfondire la nostra attività, nel fuoie trovate un pieghevole con scritto tutto: Instagram, Facebook, pure i recapiti. Quando lo leggerete, perché lo leggerete, è vero? Sì. <ride> Troverete scritto che ci piacciono molto anche i gospel e gli spiritual. Ecco, è proprio con un gospel scritto da Glenn Burley che vogliamo salutarvi, ringraziare la Fondazione Pet Scholar dell'invito e complimentarci ancora con il dottor Mac per l'importante contributo che ha dato alla ricerca. Thank you so much, dottor Mac, for what you did. E buona giornata a tutti. Grazie. il Coro Highlight. Grazie. Ringraziamo il Coro Highlight, una davvero una, una, bella, una bella rappresentazione anche molto scoppiettante. E mentre il Coro Lascia il palcoscenico, noi cominciamo a ringraziarvi per la vostra partecipazione, un caro ringraziamento al professor Macche e credo sia venuto il momento anche per un brindisi che c'è un buffet distribuito sui due piani di Palazzo Festi, appena qua all'uscita, a cui eh, tutti coloro che hanno partecipato oggi sono invitati. Grazie ancora.